sono le melodie antiche del popolo di Lagonegro che canta alla Madonna del Sirino con l'organetto e la zampogna e con la devozione di sempre porta sul capo le cinte votive per tutto il tragitto della processione che porta in città la bellissima effigie della Madonna. È un motivo per cui diciamo da anni che faccio questo, diciamo questo non sacrificio, un'opera di spirito, di beneficenza, per cui mi sento il dovere di continuarlo ancora fin quando il Signore mi dà la forza di fare questo gesto. Poi per la Madonna di Sirino e lagonegresi ci tengono tantissimo, come San Biagio di Maratea, come alcune feste che ci sono nel circondario. E, una giornata così splendida, piena di caldo, mi dà una forza interiore a fare questo gesto così tanto, sono tanta devota. Arrivati nel punto stabilito oramai da tanti anni, è lì che le autorità religiose, civili, tra cui molti sindaci e la presenza del presidente della provincia Cristian Giordano, le autorità militari e il popolo di Lagonegro accoglie la sua Madonna e la riempie di oro, frutto di grazie ricevute. Poi l'incoronazione del bambinello da parte di Sua Eccellenza Monsignor Francesco Sirufo, arcivescovo di Acerenza, e dopo l'incoronazione della Vergine Maria del Monte Sirino da parte del parroco della parrocchia concattedrale di San Nicola di Bari, Don Gianluca Bellusci. La processione che porta l'effigie fino in chiesa, dove Monsignor Sirufo ha celebrato la Santa Messa. Al termine abbiamo ascoltato il sindaco di Lagonegro, Salvatore Falabella, Monsignor Vincenzo Orofino, vescovo della diocesi di Tursi Lagonegro, Don Gianluca Bellusci, parroco della parrocchia di San Nicola di Bari a Lagonegro, e Monsignor Francesco Sirufo, arcivescovo di Acerenza. Sicuramente carico di commozione, perché questa è una festa molto sentita dai cittadini. Ovviamente sono tantissimi devoti di tutto il lagonegrese e non solo che raggiungono Lagonegro in questa occasione. È veramente la festa più importante per Lagonegro e quindi è una domenica di gioia. La devozione alla Madonna è un segno unificante del popolo cristiano, ma anche della società intera, perché il mondo intero guarda Maria, il mondo intero è affascinato dalla storia di Maria, dalla vita di Maria, dalla testimonianza di Maria. Maria è l'immagine di una donna riuscita, di una donna compiuta, di una donna pienamente realizzata. Tutte le generazioni la chiamano beata ed è beata perché è stata figlia prediletta, ma figlia docile e fedele. È stata madre attenta, madre premurosa, discepola che si è messa dietro al figlio fino a poi a diventare madre per ognuno di noi. Ecco, sotto la croce Maria rappresentava tutti noi anche in un momento così difficile e così doloroso per lei, ma anche per tutti quanti noi. Perché? Perché solo la risurrezione poi illumina anche la croce. Quando Gesù era nell'orto degli olivi, lì si trattava di un uomo sofferente veramente, e poi con la risurrezione abbiamo capito tutto. Ma la Madonna ci accompagna lungo il percorso della vita, accompagna i singoli, accompagna le famiglie, accompagna le comunità. Per cui Lagonegro, ma così come quasi tutti i paesi della nostra regione, Lagonegro oggi fa festa e si ritrova attorno a Maria. L'auspicio è che possa la comunità di Lagonegro unificarsi, riunirsi in modo solidale a nome di Maria. Eccellenza, grazie infinite. Grazie a te, grazie per il lavoro che fai e per tutto quello che metti a disposizione della comunità. Grazie. Ciao. Eccellenza, grazie infinite. Il parroco, invece, il parroco di questa bella chiesa, di questa bella comunità. Il parroco oggi, abbiamo detto, con Sua Eccellenza è festa, e allora la sua comunità oggi fa festa a Maria, ma fa festa anche ad una città che è in festa per la Madonna. Eh sì, perché la Madonna di Sirino, oltre ad essere la copatrona della nostra comunità ecclesiale, essendo San Nicola di Bari, sì, insieme a San Nicola di Bari il patrono, ecco,
racchiude in sintesi i sentimenti, la storia, la fede di tutto il popolo lagonegrese. Potremmo dire che in una comunità molto complessa Lagonegro, oltre ad essere bella è anche molto complessa, la Vergine Madre Regina del Monte Sirino è il punto di unità. Cioè ogni lagonegrese, in qualsiasi condizione si trovi, in qualsiasi opzione politica, di qualsiasi opzione civile, economica, trova in Maria, Regina del Monte Sirino, la sua storia, la sua identità, il suo amore, la sua storia. Quindi davvero per noi questo giorno è Pasqua, ecco, unita alla Pasqua di Cristo, quindi naturalmente è Pasqua, è gioia, è festa, è tanti volti, tante storie, ci si abbraccia, ci si riconcilia. E speriamo che ai piedi della Madonna ognuno di noi porti anche il meglio di sé per costruire, come ci ha detto l'Arcivescovo, una civiltà dell'amore. E con noi adesso l'Arcivescovo Monsignor Francesco Sirufo, che ha officiato la Santa Messa. Eccellenza, oggi lei, ecco, ha detto che questa regione non si conosce tra nord e sud e lei vorrebbe un'unione maggiore, così? Sì. Intanto sono qui felicemente anche su invito di Sua Eccellenza Monsignor Rufino, essendo anche oriundo di questa cara diocesi. Sì, è vero, come esiste il nord e il sud del mondo, il nord e il sud dell'Italia, esiste anche il nord e il sud della Basilicata, ma non è colpa di nessuno, per via della orografia, dei monti, le strade, anche la lunghezza della regione. Vuol dire che dobbiamo fare di più, sempre a nome della nostra cultura, la nostra tradizione civile e anche, diciamo, umana, ma anche a nome della fede che nella nostra regione deve essere sempre più coltivata in aumento, la fede in Gesù Cristo e nella sua Santa Madre, la Vergine Maria, come Chiesa, come popolo cristiano e civile.